molti all'auditorium e altrettanti nelle varie biblioteche di tutta Roma. Stasera qui abbiamo il professor Fabio Sciarrino, che è professore di informazione quantistica, e alla Sapienza lascio a lui la parola, perché è meglio che mi spiega lui di che cosa vi parlerà. Buonasera, l'audio va bene? Appunto una domanda, quanti di voi sono fisici? Sì. Ok, va bene. Allora era per uscire. Quanti di voi hanno già letto il libro sulla fisica quantistica? Vabbè, era per vedere. Adesso io oggi faremo un percorso che combinerà aspetti tecnologici e aspetti di fisica fondamentale. Ma per iniziare la presentazione vi mostrerò che iniziamo da Microsoft, che ha iniziato a fare ricerche in questo settore, e dunque vi mostreremo, iniziamo con un video che illustra come Microsoft presenta a livello commerciale le proprie ricerche. Tecnologie quantistiche con cui collaboriamo, hanno adesso preso questo gruppo di Quantum Technology ed è diventata una divisione a sé stante, della stessa comparabile con la divisione che sviluppa la console Xbox. Questo era 2 mesi fa, quindi noi adesso questo è quello che sta succedendo adesso. Vi ho mostrato il video di Microsoft, ma anche Google, ci trovo, è sempre stato su questo, l'IBM, quindi questo è quello che succede adesso. Ora dobbiamo fare un salto indietro di 100 anni e rifare il percorso che ci ha portato fino a questo punto. Quindi facciamo un salto nel passato e ripartiamo, cerchiamo di due cose alla meccanica quantistica. Possiamo definire la meccanica quantistica come leggi che descrivono il mondo microscopico, ovvero il mondo fatto dagli atomi, dei fotoni, dei costituenti della materia, il mondo dell'estremamente piccolo. Siamo nella fine del 1800 e alcuni primi esperimenti dimostrano che leggi fisiche classiche, cosiddette, non consentono di descrivere correttamente esperimenti che vanno a indagare la struttura dei suoi elementi costituenti. Ci sarà comunque una ventina di anni in cui avviene quella che viene chiamata la rivoluzione quantistica, la prima rivoluzione quantistica. E per vedere questa rivoluzione possiamo vedere questa famosa foto della conferenza di Solvay del 1927. Di questa foto ci sono 29 persone, di questi 17 premi Nobel. Probabilmente forse la foto più intelligente mai fatta come capacità neuronale dei partecipanti, e questi
sono le persone che hanno permesso di completamente di rivoluzionare in maniera molto profonda il nostro modo di percepire la realtà. Al centro abbiamo Einstein, abbiamo Curie con due premi Nobel, abbiamo Bohr, abbiamo Schrödinger, che oggi andremo a incontrare più volte. Quindi qui siamo ai padri fondatori della teoria, siamo a circa 100 anni fa, e quello che vogliamo adesso cercare di andare a vedere e cogliere alcuni punti di questa teoria a livello esemplificativo. È una teoria che ha un aspetto controintuitivo, e dunque per la prima volta quello che noi osserviamo va contro il nostro intuito quotidiano. Ed è quello che ha reso estremamente difficile sviluppare questa teoria e anche accettarla a livello profondo. Quindi adesso noi faremo un percorso, partiamo dal 27, andiamo a parlare di questi concetti, poi faremo un salto fino ai tempi di oggi, inizieremo a parlare della seconda rivoluzione quantistica, che è quella che ci porta al video Microsoft da cui siamo partiti. Allora, la matematica ci descrive il mondo dei quanti, i costituenti della materia. A noi ci interessa, oggi parleremo molto di fotoni, i fotoni e le particelle di luce, e andremo a vedere alcuni esperimenti esemplificativi che possiamo fare con i singoli fotoni. Se ce la facciamo come tempistica, cercheremo anche di collegarci con il mio laboratorio della Sapienza, dove abbiamo un esperimento che sta andando e possiamo controllarlo da remoto, però dipende da se le connessioni funzioneranno in maniera più. Allora, se vogliamo parlare di teoria dei quanti, perché parliamo di meccanica quantistica? Perché tutte le forze risultano quantizzate. Da questo aspetto deriva la nuova meccanica quantistica. In realtà l'impatto di questa teoria è molto più profondo e riguarda proprio come andiamo a concepire la realtà del mondo microscopico. Per fare ciò usiamo il fotone, il quanto di luce. Allora, l'energia elettromagnetica la possiamo scrivere come delle onde elettromagnetiche, in realtà è fatta da quanti di luce, il fotone. In questa stanza abbiamo miliardi di fotoni, 10 alla 20 fotoni almeno circa. Noi in laboratorio, per fare esperimenti di fisica quantistica, gestiamo un fotone alla volta. Noi prepariamo un fotone, lo manipoliamo e ne riveliamo fotone porta per volta. Allora, quello che prendiamo adesso, andiamo a considerare questa particella di luce a massa nulla, ha un'energia, l'energia del fotone, che è legata alla sua frequenza, ovvero al colore che percepiamo, ma adesso quello che ci interessa è andare a vedere come si comporta un singolo fotone. E l'aspetto essenziale che abbiamo nel mondo quantistico è che noi andiamo a gestire delle quantità che si vivono in uno spazio vettoriale, ed è quello che adesso cercherò di illustrarvi descrivendo due esperimenti fondamentali su cui andremo a fare altre considerazioni. Allora, immaginiamo questo esperimento: abbiamo una sorgente sulla sinistra e questa sorgente crea un fotone alla volta. Questo fotone è creato una volta, abbiamo una parete, questa parete ha due fori, il foro A e il foro B. Abbiamo dunque uno schermo a destra dove andiamo a osservare i fotoni dopo che si hanno viaggiato da questa sorgente fino alla parete. Abbiamo un otturatore, con questo otturatore possiamo andare a coprire il foro A oppure il foro B. Il primo esperimento che facciamo, copriamo il foro B e andiamo a ripetere l'esperimento più e più volte e andiamo ad osservare dove vediamo la particella sullo schermo. Effettuiamo questo esperimento più e più volte e quello che vediamo sullo schermo è che tutte le particelle vanno a posizionarsi in una certa posizione. Da questo dunque possiamo andare a ricostruire qual è la probabilità di rivelare una singola particella. Dopodiché, e quindi abbiamo eseguito il seguente esperimento: foro B coperto, particelle osservate in questa posizione. Poi facciamo un altro esperimento in cui invece copriamo il foro A, scopriamo il foro B e lo ripetiamo. Lo ripetiamo più e più volte e andiamo a vedere dove le particelle vanno a posizionarsi sullo schermo e andiamo a misurare, certo più volte facciamo l'esperimento e osserveremo una certa probabilità. E dunque
comunque osserveremo che se contiamo A andiamo ad osservare le particelle che si vanno a posizionare in questo cromo. Quello che facciamo adesso, ripetiamo l'esperimento scoprendo entrambe le pareti. Ora, noi abbiamo un fotone alla volta che si sta propagando. Si propaga un fotone alla volta e dunque la nostra accezione classica è che il fotone deve passare o da A o da B. Se passa da A finirà qui, se passa da B finirà in questa posizione. Quello che ci aspettiamo dunque di vedere, avendo i due fori scoperti, è la seguente figura. Se facciamo un esperimento, un fotone alla volta, lo ripetiamo più volte, quello che otteniamo è la seguente figura, la cosiddetta figura di interferenza. La particolarità è che noi osserviamo questa figura pure inviando una sola particella alla volta. E questo è quello che parleremo di interferenza quantistica. Allora ci possiamo chiedere da dove è passata la particella. Perché se la particella passa da A, la misuriamo qui. Se la particella passa da B, la misuriamo qui. E dunque, visto che noi osserviamo questa figura, che non è la somma delle due figure precedenti, dobbiamo concludere che il fotone non passa da A o da B, ma è come se il fotone passasse da A e da B simultaneamente. Questo a livello matematico lo scriviamo con la seguente espressione. Questo simbolo che vedete con la linea dritta e questo simbolo qua si chiama KET, K-E-T, è il simbolo con cui andiamo a identificare dei salti quantistici. E il fatto che noi scriviamo fotone A più fotone B vuole dire che il fotone è una sovrapposizione nel passare da A e nel passare da B. E questo è il primo elemento fondamentale della teoria quantistica. Quello che abbiamo è che se può esistere una realtà, il fotone passa per il foro A, e può esistere un'altra realtà, il fotone passa per il foro B, allora può esistere anche la realtà in cui il fotone è una sovrapposizione di passare in A e B. Ripeto, la domanda da quale finitura passa il fotone, noi risponderemo è come se passasse da entrambe, perché noi non lo vediamo passare da entrambe, ma possiamo soltanto concludere che non può passare solo da A o solo da B. E questo aspetto, che può sembrare filosofico, invece ha delle implicazioni negli esperimenti molto dirette. Quello che noi faremo in tutta questa presentazione è andare a sfruttare questo principio di sovrapposizione non più su una particella, ma su tante particelle, e vedremo che implicazioni ha. Quando uno fa questo esperimento, vuol dire, ma non mi torna, il fotone deve passare da A o da B. Uno può pensare a un altro esperimento in cui va ad osservare se la particella passa da qui o passa da qui. E se uno va a prendere un'informazione su quale fotone, su quale percorso ha effettuato il fotone, questa figura di interferenza sparisce e otteniamo questo tipo di comportamento. Ma quello che vediamo da questo esempio introduttivo è che nel mondo quantistico replichiamo dei fenomeni di interferenza che sono tipici dei fenomeni ondulatori, dove possiamo avere, come in questa immagine, un liquido, delle onde e un'interferenza tra le diverse onde. Ma qui la particolarità che abbiamo è che questa interferenza avviene a livello di singola particella. Ora noi abbiamo dunque fotone A più fotone B e abbiamo una coesistenza di due realtà diverse che esprimiamo nel seguente modo. E ora voglio farvi un esempio quotidiano di spazio vettoriale. Ora noi quello che abbiamo qui possiamo immaginare che abbiamo due realtà, fotone A e fotone B, e quello che vediamo è una sovrapposizione fra queste due realtà. Questi sono i vettori che studiamo generalmente al liceo. Noi abbiamo un'esperienza diretta dei vettori quando andiamo a gestire, a osservare la polarizzazione della luce. La luce è un'onda elettromagnetica che si propaga nello spazio e noi chiamiamo polarizzazione della luce la direzione
nella quale oscilla il campo elettrico. Quindi se abbiamo un'onda che si propaga in questa direzione, diremo che il fotone a polarizzazione verticale si oscilla nella direzione verticale, a polarizzazione orizzontale si oscilla nella direzione orizzontale. È un vettore, dunque abbiamo un vettore orizzontale, un vettore verticale, e se noi combiniamo un vettore orizzontale con un vettore verticale, otteniamo un vettore a 45 gradi. Questo lo possiamo vedere, questo schermo emette luce polarizzata a 45 gradi. Quindi noi, i nostri occhi non vedono una differenza fra questo schermo e la parete. La luce che viene emessa la possiamo immaginare come se abbiamo delle onde caratterizzate da un vettore a 45 gradi. A questo punto uno prende degli occhiali da sole polarizzanti, che generalmente compriamo per ridurre i fastidi dei riflessi del mare, e quello che facciamo, andiamo a osservare questo schermo con questo dispositivo. Stiamo usando una sorgente di luce polarizzata, vettore a 45 gradi, occhiale polarizzato, e questo farà una misura su quello che vediamo. E ora vi faccio vedere, e lo farò girando schermo per i due lati, non so se vedete, mi dite se vedrete, cosa farò adesso? Vado a ruotare l'occhiale. Vedete cosa succede? Lo schermo diventa da chiaro a scuro. Non so se vedete l'occhiale. Cosa stiamo vedendo qui? Stiamo facendo un prodotto scalare fra un vettore, che è il vettore che caratterizza lo schermo, con la direzione di questo occhiale. Noi stiamo misurando la polarizzazione data da questa sorgente con questo occhiale polarizzato. Quindi qui vediamo che noi con questi dispositivi vediamo che la polarizzazione della luce si comporta come uno spazio vettoriale, e quello che vedremo successivamente è che buona parte degli esperimenti che vi farò vedere faranno questo tipo di esperimento con dei polaroid, che sono l'equivalente di questo dispositivo, ma non usando dei fasci intensi di luce, ma lavorando al regime di singolo fotone, un fotone per volta. Se avete domande, qualunque domanda è benvenuta, ve lo dico. Allora, adesso abbiamo visto, primo aspetto, interferenza singola particella. Secondo aspetto, il mondo quantistico vive in spazi vettoriali. Quindi se esiste A ed esiste B, esiste A più B. La polarizzazione di un singolo fotone, qui vediamo in questo disegno l'onda rossa rappresenta il campo elettrico, in questo caso l'onda rossa oscilla nel piano verticale, e dunque questa figura riporta un fascio con polarizzazione verticale. Questo schermo sarebbe in questa immagine ruotata di 45 gradi. E qui vediamo, se noi prendiamo un singolo fotone, qui H sta per l'inglese horizontal, orizzontale, parleremo di polarizzazione orizzontale quando il campo elettrico oscilla in questa direzione, polarizzazione verticale, si capisce, e poi abbiamo una polarizzazione a 45-45 gradi quando la direzione della polarizzazione è ruotata nello stesso. E questa è la descrizione in ambito classico. Se abbiamo una singola particella useremo il seguente formalismo: abbiamo nuovamente il singolo ket che caratterizza il fatto quantistico, e abbiamo identificato qui lo stato A, lo stato B e lo stato A più B. Ora, un aspetto dove ci si è a lungo posti diverse domande è come si può coesistere la visione del nostro mondo macroscopico, che qui abbiamo noi, il mondo dei palloni, dei gatti, con il mondo microscopico. Perché noi in qualche modo siamo un assemblaggio di tante particelle microscopiche. Una domanda ricorrente è: se il mondo microscopico ammette realtà simultanee come la realtà A e la realtà B, come mai noi non percepiamo queste leggi nel mondo macroscopico? Quindi nel mondo macroscopico parleremo di fisica classica, dove prevale il nostro intuito, la nostra intuizione quotidiana. Nel mondo microscopico abbiamo la fisica quantistica. Una domanda è: dove si trova la frontiera fra questi due mondi? Una particella si comporta in modo quantistico, due in modo quantistico ancora,
3, 5, se abbiamo un atomo, si comporta in modo quantistico, se abbiamo una molecola, possiamo avere una molecola che passi due fenditure allo stesso tempo? Se abbiamo un virus può essere simultaneamente in A e in B? E abbiamo questa rappresentazione, abbiamo da un lato il mondo in cui viviamo noi, ben determinato, e qui abbiamo una frontiera fra questi due mondi, dall'altro lato abbiamo delle realtà mutualmente coesistenti, il gatto di Schrödinger, che vive e morto, il fumo che segue due percorsi, una delle domande che ci si pone è dove la frontiera fra questi due mondi. Anzi, quello che si cerca di fare oggi col computer quantistico è di spostare questa frontiera. Uno vuole spostare il mondo quantistico da la capacità di osservarla solo per un basso numero di particelle e spingere questa capacità nel gestire sistemi di dimensioni sempre più grandi, ma che continuano a comportarsi in maniera squisitamente quantistica. Allora, un paradosso in questo caso è il paradosso del gatto di Schrödinger. Quanti di voi conoscono questo esempio? Allora, immaginiamo questo discorso studiato da Schrödinger nel 1935, di avere il seguente esperimento. Analizziamolo passo passo. Abbiamo un atomo. L'atomo può decadere. Quando l'atomo decade emette un fotone. Quando l'atomo emette questo fotone, il fotone è misurato da un rivelatore. Quando il rivelatore misura il fotone, attiva un martello, cade il martello, rompe una fiala di vetro dove c'è un veleno, il veleno, se si rompe la fiala, esce all'atmosfera e uccide il gatto. Qual è la particolarità? Che l'atomo può essere una sovrapposizione di fotone emesso, fotone non emesso. Se il fotone è emesso, il gatto muore. Se il fotone non è emesso, il gatto vive. Quindi quello che otterremo, ci aspettiamo di poter trasferire la capacità di avere un attimo in due stati contemporaneamente, uno può trasferire questo stato allo stato del gatto che allo stesso tempo risulta vivo e risulta morto. La domanda che si poteva scrivere, gatti e morti non sono mai stati osservati. E dunque, come mai, dov'è l'errore in questo percorso logico? Allora, in questo vi... Well, let's see. We might consider Schrödinger's cat. Schrödinger. Is that the woman in 2A? No, that's Mrs. Grossinger. And she doesn't have a cat. She has a Mexican hairless, annoying little animal. You can show it. Sorry, you diverted me. Anyway, in 1935, Erwin Schrödinger, in an attempt to explain the Copenhagen interpretation of quantum physics, he proposed an experiment where a cat is placed in a box with a sealed vial of poison that will break open at a random time. Now, since no one knows when or if the poison has been released, until the box is opened, the cat can be thought of as both alive and dead. I'm sorry, I don't get the point. Well, of course you don't get it. I haven't made it yet. You have to be psychic to get it, and there's no such thing as psychic. Shut up. Just like Schrödinger's cat, your potential relationship with Leonard right now can be thought of as both good and bad. It is only by opening the box that you'll find out which it is. Okay, so you're saying I should go out with Leonard. No. Let me start again. In 1935, Schrödinger... Qui il paradosso di Schrödinger viene raccontato non in maniera di tutto corretta. Qui viene semplicemente presentato come un problema di informazione sullo stato del gatto, vivo o morto, che non ha a disposizione l'osservatore. La questione è molto più profonda. Quindi partiamo da questo e ci ritorneremo. Un aspetto essenziale che c'è nel mondo quantistico è che l'atto di osservare la realtà ha un effetto diretto sulla realtà. E questo aspetto fondamentale è stato ben riassunto da questo slogan di John Wheeler, it from it, che vuole dire che la realtà, it, è, proviene dalla conoscenza. L'atto di acquisire informazione ha un impatto diretto sulla realtà ultima delle cose. Un aspetto molto profondo, ovvero
la realtà non è più indipendente dalla nostra osservazione, non è più preesistente l'osservatore, ma la realtà risulta, emerge come conseguenza dell'interazione fra l'osservatore e l'apparato sperimentale. Allora, Einstein diceva, esiste un cielo se io non la guardo, ovvero è necessario osservare la realtà perché questa esista o esiste indipendentemente. Detto a un livello di tecnicismo più alto, esistono proprietà oggettive nella realtà in cui siamo, ovvero esistono i cosiddetti elementi di realtà fisica. Questa è una domanda molto profonda che emerge. Einstein è stato il fondatore della meccanica quantistica, ma in qualche modo una volta che si sviluppa la teoria non l'accetta del tutto. E uno degli aspetti che Einstein non poteva accettare è che questa teoria è intrinsecamente probabilistica. Alcuni aspetti non sono prevedibili e dunque Einstein aveva questa slogan, Dio non gioca a dadi, non accettava che ci fosse un aspetto nella teoria che fosse intrinsecamente casuale. Qui siamo nel 35 e Einstein cerca di fare un articolo che possa dimostrare che la meccanica quantistica non è la teoria ultima che possiamo sviluppare. Non che sia sbagliata, ma che ci sia qualcos'altro. L'articolo di Einstein viene annunciato dal New York Times prima di essere pubblicato. Fa vedere che cerca di fare una sensibilità molto alta rispetto a queste tematiche. L'articolo è Einstein Attacks Quantum Theory e Einstein fa un ragionamento molto profondo, uno degli articoli più citati della fisica, il cosiddetto paradosso di Einstein con lo schivose, in cui lui, partendo dalla teoria, fa una previsione e conclude che questa previsione non può essere accettata e quindi qualcosa non può funzionare. Quello che fa lui è che invece di considerare una particella che passi due finiture ed è nello stato A più B, considera due particelle, qui illustrate, introducendo il cosiddetto concetto di entanglement, che in italiano andremo a tradurre con aggovigliamento. Qual è il concetto? Lui prende queste due particelle e applica a due particelle il principio di sovrapposizione. Ovvero dice, io posso immaginare un fotone A che è orizzontale e un fotone B che è verticale. Avrò H per la particella A, V per la particella B. Ho un altro stato possibile della materia in cui il fotone di A è verticale e quello di A è orizzontale. Ma esiste il principio di sovrapposizione. Quindi io posso avere uno stato che è orizzontale per A, verticale per B, più verticale per A, orizzontale per B. Questo stato viene scritto con un'equazione che coinvolge entrambe le particelle, questo è il cosiddetto stato entanglement, aggovigliato, e questo stato esibisce delle proprietà che sono in contrasto completo con la nostra intuizione di quello che è la realtà. Conclusione di questo articolo di Einstein, questo stato è troppo contraddittorio, non può esistere. In realtà noi questi stati entanglement oggi, questo articolo è del 35, e noi questi stati entanglement oggi li generiamo, nel laboratorio abbiamo 8 sorgenti di stati entanglement, ormai anche su chip, su dispositivo così. Come si genera uno stato entanglement? Si prende un fascio laser, qui rappresentato con queste palline blu, i fotoni, abbiamo qui al centro un cristallo, che è trasparente, dunque non si vede bene, è un cristallo molto particolare. Questo fascio laser eccita questo cristallo e come vedete alcune particelle blu si dividono in due particelle rosse. Cosa sono? Un fotone che si divide in due fotoni. Se uno realizza questo esperimento con i dovuti accorgimenti, queste due particelle nascono in uno stato di entanglement. Uno lo può generare in laboratorio, dunque uno può andare a verificare sperimentalmente le previsioni che Einstein e i colleghi non potevano accettare. Ora, questa è una fotografia dell'apparato sperimentale. Quello che vedete qui in violetto è il fascio laser. Qui al centro avete il cristallo lineare. Qui generiamo una coppia di fotoni. Un fotone viene in questa direzione, l'altro fotone va in quest'altra direzione. Questi fotoni nascono aggovigliati. Allora, l'articolo di Einstein è del 1935.
Il primo esperimento che vede il Staten-Deven in maniera significativa del 1981 di Alain Aspect e colleghi in Francia. All'epoca erano esperimenti estremamente complessi e negli ultimi 40 anni siamo andati ad esperimenti che richiedevano una salsa piena di strumentazioni alla possibilità di generare questi stati molto specificamente quantistici in dei processori di qualche millimetro. Allora, quello che ci dice questo percorso è che noi abbiamo applicato il principio di sovrapposizione a una particella e abbiamo fatto l'esperimento una fenditura. L'abbiamo portata a due particelle e abbiamo ottenuto il concetto di entanglement. Il concetto di entanglement ci produce un nuovo tipo di analisi alla realtà che è in contrasto profondo con qualunque descrizione precedente. E qui fino adesso abbiamo parlato di aspetti di fondamenti della meccanica quantistica. Ora la domanda è: possiamo prendere questo discorso e estenderlo a un numero di particelle sempre più elevate? Ed è qui che nasce il settore dell'informazione quantistica. Ed è qui che io vi parlerò della seconda rivoluzione quantistica. Quello che prendiamo adesso, partiamo dal concetto di bit. Noi scriviamo l'informazione con il bit. Il bit è una variabile dicotomica che assume il valore 0 o 1. Il concetto dell'informazione quantistica è di andare a prendere un sistema quantistico nel quale scriviamo l'informazione e adesso avremo uno stato come questo, in cui abbiamo lo stato logico 0, quantistico, che è sovrapposizione dello stato logico 1 quantistico. Parleremo di qubit, di quantum bit. La particolarità è che adesso, mentre il bit può essere 0 o 1, un qubit può essere qualunque stato che è sovrapposizione di 0 e 1. L'analogo è il vettore può essere orizzontale e verticale, ma può trovarsi anche in qualunque altra direzione tra orizzontale e verticale. Abbiamo questo il concetto di qubit e qui vi voglio illustrare, conclusa la prima rivoluzione quantistica, qual è l'approccio sulla seconda rivoluzione quantistica e vi presento qui un video, questo abbiamo lanciato un programma di ricerca a livello europeo su questa tematica. We are at the beginning of the second wave of the quantum revolution. The results of the first wave are all around us. And now, quantum technology is ready to take us even further. The foundations of quantum physics were laid a century ago in Europe. Here, famous scientists paved the way for the first wave of the quantum revolution. Groundbreaking technologies arose that have changed the way we live our lives. 100 years later, Europe remains at the forefront of global research efforts. Around the Union, researchers are working to unlock the full potential of quantum technology, to contribute to global challenges for better healthcare, clean energy, and new materials, to provide safety and security solutions, and to seed unimagined possibilities of the future, resulting in a more sustainable, more productive, and more secure world. In order to catch the second wave of the quantum revolution, it is vital that Europe joins forces and acts now. Join us in Amsterdam on May 7th. Questa era per darvi una contestualizzazione. Siamo passati da un'indagine sui fondamenti e adesso l'obiettivo è diverso, cercare di sfruttare appieno queste capacità per andare a fare due tipi di... Un primo contesto è la cosiddetta crittografia quantistica. La crittografia è l'arte di mandare dei messaggi criptati. E la capacità di sviluppare dei protocolli di crittografia che siano attaccabili è fondamentale per la sicurezza di qualunque società. L'abbiamo visto nei precedenti secoli e l'abbiamo visto anche oggi con gli attacchi Snowden. Abbiamo visto diversi casi in cui la possibilità di leggere messaggi criptati ha un impatto sulla nostra società. La crittografia quantistica sfrutta la trasmissione di singoli fotoni. Abbiamo due partner, Alice e Bob, potrebbero essere due banche, due stati, che vogliono scambiare informazione che è criptata. Per fare ciò, loro possono scambiare dei singoli fotoni, l'informazione è scritta nella polarizzazione del singolo fotone,
fotone, il singolo fotone trasmesso da Alice verso Bob, e noi qui sfruttiamo le leggi quantistiche a nostro beneficio. In che senso? Che se qualcuno, una terza persona, denominata generalmente Eve, l'intercettatore, cerca di leggere la chiave che si scambiano, andando a misurare un sistema quantistico, andrà inevitabilmente a disturbarlo, e andando questo intercettatore a disturbare il sistema, in maniera intrinseca potremo scoprire la sua presenza. Ovvero, questo è un approccio tecnologico che basa la sua sicurezza sulle leggi. Non conta la tecnologia dell'intercettatore, se lui rispetta le leggi quantistiche, e tutti devono rispettarle, fino a mostra quello che sappiamo oggi, questo sistema risulta essere sicuro. Perché ha colpito il fatto che ci sono nove numeri, 0 e 1 e 9, 8, se lei legge da sinistra a destra, ma sono tutte le linee, perché ad esempio... questo è un esempio di nove, della trasmissione di 9 qubit. Quindi qui ha riportato un esempio di 9 qubit diversi che Alice manda a Bob. Questo è quello che manda Alice, questo è quello che riceve Bob. Di fatto quello che fa Alice e Bob hanno una sorgente di luce polarizzata, ma un fotone alla volta, e Bob ha l'equivalente di questo occhiale, ma a livello di singolo fotone. L'aspetto, questo è il concetto, ma oggi è stato sviluppato ed è operativo fino a 200 km su fibra. Recentemente la Cina, che in questo ambito è diventata molto attiva, ha lanciato in orbita un satellite che permette di fare crittografia quantistica dal satellite fino a Terra. Quindi hanno sviluppato una capacità di trasmettere stati al singolo fotone da un satellite, rivelarli su Terra e andare a condividere una chiave segreta fra il satellite che orbita attorno alla Terra e delle costruzioni a Terra. Questo è per dimostrare che esperimenti che fino a 30 anni fa erano cosiddetti Gedanken, ovvero esperimenti alla mente, non li facciamo più solo in laboratorio, ma riusciamo anche a ingegnerizzarli e portarli anche al di fuori da contesti di ricerca. Allora, un aspetto che avevo, diciamo, annunciato nei seminari è di parlare della teleportation. Ci interesserà perché in realtà noi abbiamo un'idea del trasporto che è del trasporto a Star Trek, dove abbiamo qualcuno che vuole trasferirsi da una postazione ad un'altra. In realtà i primi esperimenti di trasporto sono fatti nel 97 in Austria e a Roma, la Sapienza, il gruppo De Martino, il precedente supervisore, qui fa vedere un grande accordo, ma non era così. Il primo esperimento segue un'idea del 93 di John Bennett, che è un ricercatore dell'IBM che sviluppa questo protocollo, e che il trasporto quantistico sfrutta proprio l'entanglement di cui abbiamo parlato prima, ovvero sfrutta due particelle che sono aggomigliate. Questo aggomigliamento è qui rappresentato con questa catena, ma è solo una rappresentazione visuale che vuole mostrare come queste due particelle sono intrinsecamente legate fra di loro. La particolarità dell'entanglement è che i primi anni si faceva in laboratorio su alcuni metri. Poi si è visto l'entanglement fra particelle a centinaia di metri. Poi siamo andati in fibra su alcuni chilometri. Poi siamo andati dalle Canarie alla Spalmas. E poi recentemente i satelliti cinesi l'hanno generato l'entanglement da satellite. Cioè da satellite, questo è un science di 4 mesi fa, quindi vi parlo di risultati molto recenti, da satellite hanno creato una coppia di particelle, le hanno mandate da satellite a Terra su due postazioni separate in Cina, hanno misurato i due fotoni, uno su quale città in Cina, un'altra città in Cina, e hanno visto che queste particelle erano ancora integre. Ora, il processo è che creare due particelle da satellite e mandarle su Terra, i problemi sono due particelle, non sono un fascio laser, sono due quanti che fanno un percorso di centinaia di chilometri. Quindi che questa proprietà è stata oggi osservate su distanze sempre più elevate, e non solo su fotoni ma anche su altre particelle. Allora torniamo a teletrasporto, abbiamo queste particelle che sono intrinsecamente legate. Teletrasporto cosa vuole fare? Vorrebbe prendere una particella. Pensiamo a teletrasporto a livello microscopico. Vogliamo prendere una particella
in una possessione e riprodurla identica in un'altra possessione. Cosa dovremmo fare per fare ciò? Dovremmo osservare la particella, vederne tutte le proprietà e mandare l'informazione all'altra possessione che la riproduce identica. Però abbiamo un problema nel mondo quantistico, che ogni volta che noi cerchiamo di misurare qualcosa, lo perturbiamo. Ovvero, se abbiamo un singolo quanto, non abbiamo un modo per caratterizzarlo completamente, perché non appena lo osserviamo, lo andiamo a perturbare. Quindi se noi volessimo fare questa procedura in cui osserviamo una particella e la riproduciamo identica, andremo inevitabilmente a perturbarla con una cosa che sarebbe dunque diversa dall'originale, per leggi fondamentali. L'idea che hanno dunque avuto Bennett e collaboratori è di fare questa procedura sfruttando le termine. Allora, uno ha due particelle integri, B e C. La particella A è la particella che noi vogliamo teletrasportare. Ma se misuriamo soltanto A non va bene perché la perturbiamo. Cosa facciamo allora? Andiamo a misurare A e B. Non misuriamo A e B individualmente. Andiamo soltanto a vedere proprietà congiunte delle due particelle. Ci chiediamo come sono correlate. Ora, l'aspetto abbastanza profondo di questo protocollo, che noi facciamo una misura su A e B, è come se ci chiedessimo non che colore degli occhi hanno individualmente, ma soltanto se hanno le stesse proprietà, li confrontiamo, non li misuriamo una alla volta. Facciamo questa osservazione, da questa osservazione estraiamo l'informazione, due bit di informazione classica, trasmettiamo questi due bit di informazione classica in quest'altra postazione, quindi questa freccia qui è un canale che porta non stati quantistici, ma messaggi di tipo classico. In base a questa informazione applichiamo una trasformazione sulla particella C e questa è la telefonata che manda la misura che ha fatto il primo partner e quello che otteniamo che in base a questa informazione effettuiamo una trasformazione su C e C diventa uguale ad A. Ovvero, noi abbiamo misurato A e B in maniera congiunta. Facendo questa osservazione abbiamo distrutto queste due particelle, trasmettiamo questa informazione dall'altra parte e la particella che dall'altra parte, che non ha mai interagito con A, diventa esattamente identica ad A, senza però che sapere A in che stato stava. Quindi abbiamo ottenuto non la stessa particella teletrasportata, una particella che è in tutto e per tutto identica all'originale, senza avere estratto alcuna informazione dall'originale. Quindi questo è il concetto. Quindi in realtà uno si può chiedere, ma noi qui cosa stiamo teletrasportando? Non stiamo teletrasportando la materia, stiamo teletrasportando la funzione d'onda, lo stato che è. Lo stato quantistico finale della particella diventa uguale allo stato quantistico della particella iniziale. E questo è stato fatto per adesso su un singolo fotone, su un singolo atomo. Qui ci sono un esperimento fatto dai cinesi, quindi ripeto, la sapienza, nel 97 fu il primo esperimento, 3 mesi prima di Vienna, la storia va declinata così com'è anche come risulta agli articoli. Diciamo, poi svagati altri esperimenti, questi sono i contributi, i primi contributi che hanno fatto in questi gruppi in Cina su 100 km, però e poi l'hanno fatto alle Galarie, 140 km, e questo è l'articolo di cui vi parlavo prima, dove l'hanno fatto usando un satellite che manda coppie intende, dove hanno teletrasportato un singolo fotone, un fotone. Non... La domanda che generalmente emerge è qual è il limite? È stato fatto su un singolo atomo, su due fotoni? Se non posso osservare, come faccio a sapere che uguale a allora? La procedura, quello che noi facciamo sperimentalmente, dato che dobbiamo pubblicare il risultato, noi ci dividiamo in tre, i teletrasportatori che sono io. Quando facciamo un esperimento, Alice in laboratorio prepara uno stato che lei conosce e lo dice a un verificatore, che verifica che quello che lui ottiene è quello che è preparato Alice. Ovvero il sede esperimento lo facciamo in maniera controllata e vediamo che fisica. Ripetiamo l'esperimento più e più volte per verificare che ha funzionato. Ma questa è una verifica, non è il protocollo stesso. Ma per validare il risultato dobbiamo
Non possiamo fare semplicemente le misure, dobbiamo sapere che ha funzionato. E lo quantifichiamo con un numero, che chiamiamo fidelity. La nostra fidelity è il 99%. Cioè quello che otteniamo ha una sovrapposizione con l'originale, che è il 99%. Ma questo è solo in fase di verifica, diciamo, per collaudare il protocollo. Una domanda che emerge, quindi questo è sempre l'esperimento di cui vi raccontavo prima. Qual è il limite? Non potremmo, io non mi sbilancio, che non potremmo scalarlo su sistemi con un numero significativo di particelle. Il protocollo è molto complicato al suo interno, quindi non è un protocollo che possiamo applicare in ambito classico. Qual è l'interesse? Che del trasporto quantistico rappresenta una primitiva, un protocollo molto importante nell'ambito dell'informazione quantistica, che non ci interessa applicare ad esseri umani, troppo complicato, cioè, costerebbe i debiti italiano, penso, e non servirebbe a nulla, e poi l'originale viene distrutto, quindi bisognerebbe chiedere molto alla macchina prima di fare distruggere l'originale. Dove serve questo protocollo invece è che ci permette di scambiare salti quantistici a lunga distanza in maniera molto efficiente, e lo possiamo per esempio applicare nell'ambito della crittografia quantistica. Ora anche qui vi racconto, vi faccio raccontare nuovamente da questa serie di divisiva. Assuming a device could be invented which would identify the quantum state of matter of an individual in one location and transmit that pattern to a distant location for reassembly, you would not have actually transported the individual. You would have destroyed him in one location and recreated him in another. How about that? Personally, I would never use a transporter because the original Sheldon would have to be disintegrated in order to create a new Sheldon. Would the new Sheldon be in any way an improvement on the old Sheldon? No, he would be exactly the same. That is a problem. So you see it too. Quindi quello che abbiamo qui è lo che noi teletrasportiamo la funzione d'onda, non le particelle. Otteniamo un sistema che alla fine risulta essere identico all'originale. Questo dov'è l'interesse scientifico? Che rappresenta una metodologia che ci permette di fare crittografia quantistica, di cui ho parlato prima, su distanze ancora superiori. Quindi rappresenta un protocollo che possiamo combinare più volte per andare a distribuire chiavi sicure su grandi distanze. Qui vi ho parlato di crittografia, però inizialmente avevo esordito parlando del computer quantistico. Cos'è un computer quantistico? È un insieme di tanti qubit. Ogni qubit può essere una sovrapposizione di 0 e 1. Quindi uno può avere una specie di intuizione in cui il computer quantistico è un dispositivo che in qualche modo è tutti i possibili stati allo stesso tempo. Quindi mentre generalmente un nostro processore fa un'operazione, in qualche modo il computer quantistico fa tutte le operazioni in contemporanea, da cui potete concludere il miglioramento computazionale di questa macchina. Qual è il problema del computer quantistico? È duplice. Uno, dovete riuscire a avere un sistema di dimensioni sempre più grandi che continua a comportarsi in maniera quantistica. E questo è il problema della transizione dal mondo quantistico al mondo classico. Un discorso è avere una particella che si comporta in modo quantistico, un discorso è averne due, un discorso è averne n. Il secondo problema, che non è intuitivo, è come estrarre l'informazione da questo sistema. Per quando uno va a misurare il mondo quantistico, lo va a perturbare. La soluzione del secondo problema è sviluppare algoritmi che sono opportuni, ovvero algoritmi che ci permettono di estrarre in maniera efficiente l'informazione. Il primo problema è tecnologico, è riuscire a scalare un sistema che ha una particella che si comporta quantisticamente o un numero di particelle che si comporta quantisticamente con un numero sempre più crescente. Questi sono, ci sono vari approcci per lavorare sul computer quantistico. Ho esordito con il video di Microsoft. Quello che facciamo noi è che lavoriamo invece con, usando singoli fotoni. Loro usano quasi particelle, sono stati topologici della materia. Quello che abbiamo noi, abbiamo degli stati in cui quello che facciamo è che creiamo singoli fotoni, quindi usiamo lo stesso processo di cui ho parlato prima per creare copie integrate. Abbiamo un impulso laser
Questo impulso laser eccita questo cristallo e noi andiamo in questo cristallo a creare quattro fotoni. Di questi quattro fotoni ne manteniamo tre. Questi fotoni li andiamo a iniettare in delle fibre ottiche. Abbiamo questi dunque fibre ottiche, un fotone per fibra ottica, e noi adesso vogliamo andare a elaborare l'informazione che abbiamo in maniera quantistica che abbiamo scritto su questi tre fotoni. E questo lo facciamo andando a mandare mediante queste fibre ottiche di 7 al singolo fotone su un chip, un dispositivo integrato della dimensione di qualche centimetro, dove questi quanti di luce vanno a interferire, come illustrato a livello rappresentativo nel seguente video, e questo rappresenta in qualche maniera il nostro processore quantistico, stati quantistici che evolvono, interferiscono, e facendo ciò possiamo elaborare l'informazione. Quindi questo rappresenta un modello molto semplice di processore quantistico. Quello che facciamo alla fine di questo approccio è andare a rivelare un fotone alla volta. Qui ci servono dei rivelatori molto particolari, che sono dei rivelatori di singolo fotone, sono delle telecamere come quelle che abbiamo ai telefonini, ma con una sensibilità molto più alta. Quindi quello che facciamo in questo caso è che andiamo a rivelare un fotone alla volta. Questa è una certa conclusione anche come tempistica. Quello che posso riassumere è che questo il mondo quantistico mondo che combina aspetti molto fondamentali, dove andiamo a chiediamo qual è la realtà indipendentemente dalla nostra osservazione, ma queste domande molto fondamentali ci hanno portato anche a sviluppare una tecnologia in cui noi vogliamo sfruttare appieno le proprietà del mondo quantistico. E questo possiamo fare in diversi ambiti. Oggi ho parlato di crittografia, come scambiare chiavi sicure, vi ho accennato al computer quantistico che ha un approccio al calcolo in parallelo quantistico. Abbiamo altri ambiti di interesse che sono la sensoristica e la simulazione quantistica. Ed è questo un ambito in cui oggi c'è un notevole sviluppo tecnologico. Non so fare previsioni su quale sarà l'impatto da qui a 20 anni, dipenderà molto dai risultati che verranno ottenuti nei prossimi 5 anni. In questo gli Stati Uniti sono impegnati con le compagnie che ho già citato, l'Europa anche estremamente attiva e gli altri partner sono la Cina e il Giappone. Quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e credo che abbiamo 5 minuti di tempo per le domande. Se ci può spiegare un pochino meglio questo discorso delle particelle incatenate nel cambio, e c'era il discorso di spin, cioè come fate poi a capire sono. Allora, vediamo quella parte, partiamo le particelle interne. Ho considerato due fotoni che sono integri di polarizzazione, potete considerare anche due atomi integrati dello spin. La particolarità qual è? Che io sono stato in cui se il fotone 1 è verticale, il fotone 2 è orizzontale. Se il fotone 1 è orizzontale, il fotone 2 è verticale. Ma è di più, ovvero se io misuro il fotone 1 a 45 gradi, l'altro fotone ha un vettore che è ortogonale a meno 45 gradi. Se questo è meno 45 gradi, l'altro è più 45 gradi. Quindi, pur essendo due particelle in posizioni distanti, hanno una correlazione nel loro stato che è estremamente profonda. Come si fa a ottenere se è natura? Come lo generiamo usando questi cristalli collineari. Quindi mandiamo un falso laser su un cristallo, avviene un fenomeno di decadimento nel cristallo, un fotone diventa due fotoni, se abbiamo una geometria opportuna questi due fotoni nascono in tempo. Come facciamo a verificarlo? Andiamo a misurare due fotoni e andiamo a vedere come sono correlati i dati delle misure fatte sull'uno e sull'altro. In realtà esistono poi dei strumenti matematici molto formali, le cosiddette disuguaglianze di Bell, che ci permettono di concludere in maniera definitiva che lo stato della polarizzazione di questi due fotoni non era preesistente alla nostra osservazione. Ovvero, questo esperimento conclusivo che risale a 2 anni fa, e penso che darà luogo a premio Nobel nei prossimi anni, ha dimostrato in maniera definitiva che uno può escludere che le misure che facciamo in laboratorio
sono in disaccordo con qualunque modello fisico che ammetta il realismo locale. Dobbiamo rinunciare al concetto di una realtà che preesistente a una trasformazione. Ma lì di Einstein qual era? Allora, Einstein non fa un argomento in cui lui ottiene una contraddizione in questo articolo, un bellissimo articolo, un articolo di 4 pagine, in cui quello che ottiene una contraddizione logica. E dunque lui dice, se io tengo una contraddizione logica, una delle mie ipotesi deve essere sbagliata. L'ipotesi che lui aveva nel suo argomentazione era lo realismo, la realtà è preesistente, lui ci credeva. Due, località, qualcosa che si trova in A non può avere un effetto immediato in B. Terza ipotesi, la meccanica quantistica è una teoria completa, ovvero è la teoria ultima. Lui ottiene una contraddizione e dunque dice l'ipotesi che non va è che la meccanica quantistica è completa. Noi diciamo, ci teniamo alla meccanica quantistica e rinunciamo al realismo locale. Però se io parlo argomento chiederebbe a alcuni passaggi. Allora, quando uno ci lavora sperimentalmente a un certo punto sviluppa un intuito quantistico, ovvero quando uno va elaborato tutti i giorni, io le termino tutte le mattine, e quindi uno sviluppa un'indole in cui ci crede, perché in qualche modo cambia la sua impostazione dogmatica, invece di dare per scontato che la realtà è preesistente, io ho questa ipotesi ho completamente rinunciato. E quindi uno quello che può fare è in due aspetti, noi abbiamo su due tematiche, uno implicazioni tecnologiche, due cercare di capire a livello più fondamentale perché abbiamo una divergenza fra fisica classica e fisica quantistica. E questa è una cosa su cui ancora si sta lavorando. Ora in particolare quello che si sta lavorando negli ultimi anni è quella che si chiama la causalità quantistica. Ovvero andare a rivedere le relazioni causa-effetto, come queste cambiano a livello classico e a livello quantistico. Quindi si torna un po' a analizzare tematiche viste in passato, ma con strumenti matematici sviluppati negli ultimi decenni. Quindi andiamo a vedere le stesse tematiche, ma adesso con la matematica molto più forte e con la tecnologia molto più forte. Io accendo perfettamente il fatto che questi due fotoni hanno, ma prima o poi dal punto di vista tecnologico uno li dovrà misurare se vuole ottenere un computer, e in quel momento non c'è una, non ho perturbato la realtà. Allora, il problema della misura è un punto essenziale, ma noi lo mettiamo nel pacchetto completo, cioè noi abbiamo sviluppato degli algoritmi in cui abbiamo messo anche la tua misura, ovvero non è che la misura non ci dice niente. La misura ci dice qualcosa, non ci dice tutto. È come se uno guardasse me e può sapere solo che colore gli occhi ho, non può sapere il colore dei capelli. Allora io sviluppo un protocollo in cui la buona informazione mi è sufficiente misurare solo alcune proprietà. Ma ne devo tener conto. Cioè non posso immaginare che sono tutto quello che c'è nel mondo quantistico. Posso sapere alcune, posso estrarre alcune informazioni, ne devo tenere conto quando vado a sviluppare la mia piattaforma. Ma questo lo teniamo conto, se spenti che facciamo questo. Ma questa è la parte nuova, perché è come se nel mondo quantistico ci fosse tantissima informazione, una marea di informazione, ma noi nel nostro mondo ne accediamo soltanto una piccola parte. Allora dobbiamo fare delle misure che sono abbastanza intelligenti da darci quello che ci interessa. È come se vedessimo un po' la realtà da un vetro smerigliato. Quindi noi vediamo qualcosa di quello che succede dietro, ma non vediamo tutto, vediamo solo alcuni caratteri dominanti. Quello che vi ho mostrato prima ne tiene conto, ma questi sono una serie di ingredienti che vanno tutti considerati poi a livello tecnico. Comunque c'è sempre il limite della velocità della luce. Non lo vediamo. L'entanglement è particolare, perché uno deve discriminare due concetti. Un concetto è la correlazione. La correlazione non implica comunicazione. Io faccio una misura con A che è correlata a una misura con B. Ma l'entanglement non può essere usato per fare comunicazione superluminale.
ovvero non possiamo usare questo internet, questo accompagnamento, per mandare messaggi istantanei. Quindi correlazione non implica comunicazione istantanea. Perché? Allora, il problema è questo, che ci hanno provato in tanti a farlo. Perché vedi si fa questa correlazione? No, non si prova, protocolli, ma poi vado a fare esperimenti. Perché il stato del fisico è di battere la nostra della luce, si provano tutti prima o poi. Perché senza il batto sale la luce, picchi Nobel. Allora, questo istinto viene un po' a tutti e si sbatte puntualmente contro il muro. Perché le ragioni sono sottili, è come se ci fosse si viene chiamata coesistenza pacifica fra due teorie che non sono collegate, relatività e meccanica quantistica non sono la stessa teoria, ma coesistono pacificamente, nel senso che la meccanica quantistica è una teoria lineare e da questa linearità consegue l'impossibilità di fare comunicazione che si comunicare. Non è affatto intuitivo. Negli anni conosco un articolo molto bello, 82, pubblicato su una rivista molto importante, che aveva una proposta sbagliata. I revisori dell'articolo lo accettavano, pure sapendo che era sbagliato, ma non riuscivano a capire in quale passaggio, ce lo sapevano che la conclusione era sbagliata, non capivano in quale passaggio, lo hanno accettato, pure essendo sbagliato, come stimolo verso la comunità. E questo è uno degli articoli che ha contribuito a fare crescere il nostro settore di ricerca, perché da alcuni errori nascono poi risposte che sono degli spunti molto interessanti. Quindi non è, esistono, esempio, uno può avere un effetto che se non avesse una teoria quantistica leggermente non lineare, di un epsilon non lineare, potremmo durare avere comunicazione superluminale, ma non è, che fino ad oggi non è il caso. Io una domanda che potrebbe probabilmente suonare stupida, ma per esempio nella misurazione che non fate scendere dal satellite fino alla città, a livello di tempi, qual è lo spazio temporale in cui il si muove? Allora, l'esperimento è molto semplice. Quanto tempo c'è, cioè dalla partenza all'arrivo? Lo sai, è una domanda stupida sul materiale, però. Allora, lo stato ci sono 300.000 km al secondo, la distanza era 1.000 km, quindi siamo un 300esimo di secondo. Tutto molto ben sincronizzato, perché il problema di quell'esperimento lì è che voi avete un rumore di fondo anche, e voi invece volete misurare dentro un rumore di fondo di miliardi di anni fa, quel fotone A è il suo cervello. No, allora noi stiamo avviando, l'Italia c'è un gruppo molto forte a Padova su questo, anche noi in Sapienza stiamo iniziando a interessarsi con l'ingegnere spaziale. Il problema, diciamo, i cinesi è che sono bravi, hanno molti soldi e sono tanti. E sono tre elementi in cui tutti e tre messi insieme hanno un certo impatto. Noi abbiamo ancora una capacità, una fantasia che è superiore. Però non ho fatto le passare avanti anche su questo. Però abbiamo una fantasia che ci permette di non fare un approccio di brute force, ma magari cercare qualche approccio un po' più smart che ci permette di avere dei risultati. Ma quello è un esperimento che 5 anni fa da professionista del campo non credevo fosse possibile. Vorrei dire, ma al CERN e sotto il Gran Sasso non fanno qualcosa per superare la luce o avvicinarsi? Allora, hanno fatto un esperimento in cui vi ricorderete, annunciavo la regolata sale della luce. Allora io, se uno fa un esperimento e vede quelli che consiglio da fisico, ricontrollate, fin tanto che non capito avete sbagliato. Loro uscivano sui giornali, proprio vedete fuori che avevano calcolato male una distanza, cioè un cavo che aveva un'anomalia e comunque il risultato non era corretto. Loro fecero tanti controlli. Il dovere poi, nell'ambito scientifico, è di pubblicare un risultato e aspettare che la comunità scientifica ti parli con la comunità scientifica che è il tuo revisore. In quel caso lo facevo molti controlli, ma c'è un tecnicismo di cui non avevamo tenuto conto. Quindi quell'esperimento non ha violato la sala della luce. Però l'hanno fatto poi corretto con, diciamo, l'idea del corpo del mondo scientifico. Allora, io ripeto, dal mio e quello. Però avevano fatto molti controlli, c'è stata grande serietà, però ripeto,
è anche vero che la nuova se uno si aspetta soltanto i risultati che conosce, non scoprire mai nuova fisica. Quindi uno a un certo punto deve uscire con un risultato. La misura che ha fatto Plato il corpo nero è un contrasto. A un certo punto vuole uscire con dei nuovi risultati. Quello che è cambiato negli ultimi 100 anni è la cassa mediatica. Quindi con la cassa mediatica una notizia prende molte informazioni ed è molto difficile controllarla. Così lei ha parlato di verificare quanti serve coordinate per fare i valori della distanza, sì. Ma la teoria matematica prevede che c'è un'indipendenza tra la distanza e l'entanglement? La teoria lo prevede, un aspetto per cui dove ci possono essere degli effetti ancora in via di studio, possono essere legati a fenomeni di realtà quantistica, non legati ai fotoni ma legati all'entanglement tra particelle passive, dove ci si aspetta che l'entanglement possa sparire per effetti di collassi ma spontanea della funzione d'onda, ma non nel caso dei fotoni. Quindi non è funzione della distanza? No, insomma anche lì uno può, è la previsione, se uno va su una distanza grande e inizia a vedere che l'entanglement decresce, potrebbe essere istituita una nuova fisica. Prima domanda di prima, uno pensa sempre quello che conosce è la teoria completa, ma è solo se gli esperimenti della frontiera che uno va a vedere nuovi fenomeni. Però credo, sì, penso che... Al limite una domanda, al limite una, no, solo io. Un osservatore che cambia, progetto osservato, la relazione c'è, chi è? Allora, la domanda è estremamente, dove avviene il collasso della funzione d'onda? Avviene sul rivelatore? Avviene sul detector? Avviene quando c'è il cervello di un essere umano? Cioè, dov'è la frontiera? Dove avviene la transizione classico-quantistica? Esempio, sono stati fatti esperimenti nel 2001 in cui si sono fatti esperimenti di due fenditure, non con un fotone, ma con una molecola di fullerenica a 60 atomi di carbonio. 5 anni fa hanno fatto un esperimento con una molecola che aveva 1200 come peso atomico. Adesso comunque sta cercando di fare un esperimento con le due fenditure in cui un virus è una sovrapposizione di passare per A e per B. Questo in qualche modo significa spostare la transizione del mondo classico al mondo quantistico. La mia risposta a questa domanda è quando l'informazione può essere trattata in maniera classica. Ovvero quando l'informazione è molto distribuita su tante particelle, per me lì è avvenuta la transizione. Ovvero io ho un fotone, ho un PBE, ho un cubo polarizzatore, ma questo dopo il cubo è ancora un fotone, non è per me ancora avvenuto. Poi va su un rivelatore. Cosa fa un rivelatore? Cambia un fotone in un elettrone per effetto fotoelettrico. Ma poi è ancora un elettrone, è ancora quantissimo. L'elettrone è amplificato e crea una valanga di elettroni. E per me quando la valanga di elettroni inizia a avere un numero di particelle sopra 10.000, inizia a essere nel dominio classico. Ma non è dogmatico. E che a quella fase lì, in cui l'informazione del singolo fotone è su tante particelle, l'informazione si distribuisce su tanti portatori. Allora, se pensiamo in termini di subconscio di cervello, esistono alcune teorie che prevedono anche di fenomeni quantistici, io sono alquanto scettico. Ovvero, lavorando in laboratorio, sapendo le difficoltà di vedere fenomeni quantistici, pensare che l'evoluzione ci abbia portato a avere nel nostro cervello dei fenomeni quantistici, queste sono teorie che per esempio Roger Penrose ha teorizzato che la coscienza possa essere in qualche modo un frutto di un computer quantistico cerebrale. E questo spiegherebbe perché non cambiamo la coscienza, perché qualcosa che nel mondo quantistico, io sono un po' scettico, però nuovamente dati e nuovi esperimenti vanno presi sempre in maniera considerazione in maniera seria. Grazie. E mi sono pensato,